fianco dei cittadini nel rispetto e per lo sviluppo del territorio, ma anche dell'ambiente e delle persone. Nasce così la nuova ETRA dall'approvazione all'unanimità del nuovo statuto che prevede la trasformazione della multi-utility in società benefit. Si chiude così il lungo percorso avviato nell'agosto del 2021 che ha portato alla trasformazione dal sistema duale di governance ad uno tradizionale che affida l'amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, confermando Flavio Frasson alla presidenza. Questo si traduce per i cittadini in un servizio più affidabile, più veloce e più efficiente. Questo non vuol dire che i soci, i sindaci soci non possono fare il controllo sull'attività, anzi tutt'altro, io non ho nessun problema da questo punto di vista, studieremo anche adesso delle forme di collaborazione e di flussi documentali tra i due soggetti, il comitato di coordinamento e il consiglio di amministrazione. Però ecco, senza dubbio pone l'azienda in una situazione di poter essere un po' più spedita nelle decisioni. Prima i flussi erano un po' farraginosi, c'erano passaggi duplici e quindi questo ci faceva portare via un po' più di tempo. Occhio di riguardo anche all'interno dell'azienda per il benessere dei dipendenti. Diverse saranno le iniziative formative proposte su diversi temi: sicurezza alimentare, guida sicura, gestione dello stress e miglioramento degli stili di vita. Quello che a me piace ricordare è che il clima aziendale interno è completamente cambiato. La gente finalmente in azienda viene a lavorare sorridendo, viene a lavorare volentieri. E vi posso garantire che questo lo percepiamo anche noi amministratori ed era l'obiettivo principale, perché il clima aziendale, ricordate, è uno dei fattori di produzione più importanti. ETRA si impegna inoltre a incrementare la digitalizzazione attraverso un più dinamico portale web, una nuova app e politiche di riduzione dell'impatto ambientale. La sostenibilità sarà quindi l'elemento strategico aziendale che porterà a diffondere la cultura del rispetto per l'ambiente e le risorse. Non solo resta quello che c'è di buono, ma viene in qualche maniera enfatizzato, ampliato da una nuova veste, un nuovo fiore all'occhiello che è proprio la sostenibilità. Andiamo a garantire servizi idrico e nel mio caso rifiuti efficienti ed efficaci con una grande attenzione verso l'ambiente. Cambia sostanzialmente quella che è nel caso di società benefit, perché si garantiscono progettualità destinate ad avere un occhio particolarmente di riguardo verso la tutela dell'ambiente e anche delle persone e quindi chiaramente un investimento importante e lungimirante rispetto anche a quello che ci chiede l'Europa sull'argomento. E poi naturalmente questa nuova governance, che sarà sicuramente più snella rispetto a quella di prima, ci permetterà innovazione, accelerazione e riuscire a raggiungere tutti gli investimenti che sono molto importanti anche nell'ambito rifiuti, 30 milioni e che stiamo aspettando da molti anni e che finalmente vedremo realizzati. Numerosi saranno anche gli investimenti per il 2024 nel settore ambiente. L'investimento previsto sarà di oltre 30 milioni, mentre per quello idrico di 70. Per i cittadini vuol dire, per quanto riguarda l'acqua, avere una risorsa disponibile, controllata, di ottima qualità e anche non sprecare la risorsa idrica, che di questi tempi insomma ci siamo accorti un paio d'anni fa con la crisi idrica cosa vuol dire avere problemi con l'acqua. Per quanto riguarda la fognatura vuol dire eliminare tutto quello che può essere inquinamento soprattutto del sottosuolo e quindi delle falde. Quindi capite quanto è importante per un territorio come il nostro, densamente urbanizzato, avere questi servizi. Poi non parliamo insomma dei territori quelli più difficili come quello dell'altopiano di Sette Comuni oppure quello dei Colli, dove la risorsa idrica è molto carente e quindi investimenti importanti devono essere fatti.